Will they be alive tomorrow? They think this thing is a highway. If it was our way, we'd have a tempo change every other time change. Cause our minds change on what we think is good. I wasn't raised in the hood, but I know a thing or two about pain. If it wasn't for this music, I don't know how I would have thought this. Regardless, all these songs I'm hearing are so heartless. Don't trust a perfect person. Benvenuti. Le immagini giungono in diretta dallo stadio Urbano Caldeira. C'è una bellissima atmosfera per questa partita. La partita di oggi è tra Internazionale e Villarreal. Io sono Fabio Caressa e qui con me c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, è bello oggi. Guarda, quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare. Con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. E ora si fa sul serio, si parte. Perisic vuole la profondità. Bell'intervento, l'arbitro dice che non c'è fallo. Gaspar riesce a rubargli il pallone. Jonathan Dos Santos. Palla in profondità sulla fascia. Gaspar. Prova a verticalizzare. C'è Valero. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Il portiere la calcia lontano. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Adrian. Guadagna metri. Palo. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Medel. D'Ambrosio prova a spingere sulla corsia di sinistra. Jonathan Dos Santos. Gaspar cerca il passaggio profondo. Se ne va. Numero. Bella apertura. Prova il tiro. E c'è il gol del Villarreal. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione. Angolatissima. Si porta in vantaggio 1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Va di testa, palla dentro, c'è il gol. Hanno trovato la parità. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Si riparte di nuovo in parità. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Prova la giocata nello spazio. E guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Fantastico pallone filtrante di prima intenzione che aveva colto tutti alla sprovvista. Peccato che il destinatario fosse in fuori gioco. Prova il filtrante. Ecco Perisic.
può concludere. È un grande riflesso qui. È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Prova il tiro al volo, ha sprecato una buona palla. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Gaspar, e ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Riceve in ottima posizione. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Pallone alto nello spazio. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Perisic ha già lasciato il segno oggi. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Cerca spazio. E c'è una palla filtrata. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Ansaldi ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Bella serie di passaggi, ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Valero cerca la profondità. Candreva vuole la profondità. E la palla finisce al portiere. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Corrono su tutti i palloni, hanno sempre il modo giusto di affrontare l'avversario e questo ha permesso loro di pareggiare. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. Ecco il fischio d'inizio del secondo tempo. Mauro Icardi, di forza. Icardi. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. D'Ambrosio. Medel effettua un traversone dalla tre quarti. Prova la giocata nello spazio. Intercetta opportunamente visto che l'azione era pericolosa. Fallo, calcio di punizione. Gaspar prova a giocarla in profondità. Fallo, nessun dubbio. Ecco che parte il cross. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Troppa fretta di buttare il pallone in mezzo. Dos Santos, bel gesto tecnico. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo. Difensore non molla mai, non gli concede respiro. Ora che ha segnato, la difesa prova a limitarlo in tutti i modi possibili. È in forma e proverà certamente a farne un altro. Ansaldi, possibilità per Candreva. Lancio lungo del portiere. Il Villarreal ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce con i cross. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo.
Valero, autore di un assist oggi. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Va via! Cerca la fondo, palla al piede. Attenti al tiro! Altra chance! E c'è il gol del Villarreal! Ed ecco il gol partita! E non poteva mancare un'occasione del genere. È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. Sono in vantaggio di un gol. Effettua un cross dalla tre quarti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova un traversone dalla tre quarti. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. È tutto solo là davanti. Occhio, può andare. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Gaspar. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Prova il filtrante. Palla in avanti verso il compagno. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Jonathan Dos Santos sale sulla fascia destra, caccia di opportunità. Attenzione a bordo campo, mi sembra ci sia una sostituzione. Sostituzione comprensibile, sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. E il tocco è verso il portiere. João Miranda, Ansaldi. Valero. Perisic prova la giocata nello spazio. Valero riconquista la palla. Candreva. Icardi. Il portiere la calcia lontano. E l'arbitro chiude qui la partita. Una buona prestazione sul piano del carattere, dell'organizzazione. Tutto questo però non basta per portare a casa un risultato positivo. Oggi hanno offerto una prova decisamente opaca. Il fattore campo gli si è ritorto contro, si sono innervositi per lo svantaggio e il clima che si era creato sugli spalti. E non hanno saputo...